Abbiamo un sogno, lo coltiviamo da anni. Per sognare ci vuole coraggio, il coraggio di cambiare e di mettersi alla prova. Noi di Ermete ci proviamo tutti i giorni, insieme ai ragazzi e alle ragazze che hanno difficoltà nel costruire il proprio futuro. Abbiamo un nuovo progetto che si chiama Gabanelli. È la storia di una villa confiscata e della sfida di farla rivivere. Un ostello di 17 posti può essere lo spazio per attivarsi in qualcosa di concreto, un qualcosa per cui vale la pena svegliarsi alla mattina. Abbiamo iniziato a disfare e costruire perché questa casa diventi simbolo del ripartire e del ricominciare. A volte anche tutto da capo, senza paura. Ogni cosa ha un'intenzione, anche la scelta dell'arredamento autocostruito. Siamo partiti dai progetti messi a disposizione dal famoso designer Enzo Mari. Letti, tavoli e sedie sono il segno della fatica dei ragazzi. Attraverso il Gabanelli vogliamo ospitare con cura e promuovere il territorio con intelligenza e sensibilità, creando opportunità di crescita per i giovani, esperienze ed incontri. Prima di cominciare il Gabanelli ero in una crisi profonda perché non avevo la minima idea di che cosa potevo fare. Avevo lasciato la scuola ed ero a casa dalla mattina alla sera a non fare niente. Quando io penso al Gabanelli penso al primo giorno. Mi sono subito innamorato del posto, degli educatori, dei ragazzi e mi ricordo che mi sono cambiato la giornata proprio. Prima non mi piaceva tanto stare dietro il giardino, ma non so perché quando ho cominciato qua a lavorare, ma con la macchinetta per tagliare l'erba, col decespugliatore, poi mi è piaciuto tantissimo a strappare le erbacce, mi sono subito innamorato, è stato il lavoro che mi è piaciuto di più di tutti. Probabilmente questa settimana mi iscrivo in una scuola. Noi di Ermete vogliamo che questo progetto possa decollare. Ora inizia una nuova fase che prevede l'adeguamento strutturale della villa per fare in modo che questo bene pubblico diventi un luogo di accoglienza. Insieme possiamo trasformare questo sogno in qualcosa di reale. Ci manca davvero poco per farcela.